Voi avete lanciato una sottoscrizione in questi giorni, avete necessità di una mano d'aiuto per acquistare un nuovo mezzo che sostituisca il pick-up andato distrutto in questi giorni di grande lavoro. È così? Sì. Cerchiamo un po' d'aiuto per poter comprare questo mezzo che a Cuglieri serve moltissimo, essendo una zona molto vasta. Boschi ormai li abbiamo già puliti per continuare almeno a tenere vivi quelli che ancora ci sono. E nonostante tutto, se qualcuno ci può dare una mano per un mezzo, ne siamo ben felici. Il vostro lavoro non si è concluso in questi giorni? Non si è concluso perché dobbiamo fare ancora bonifica, dobbiamo fare lavori, portare in giro del mangime per gli animali che ancora sono vivi e poter distribuire queste cose che a noi, per noi è importantissimo. Siete stati fra i primi e fra i più importanti ad intervenire nella notte degli incendi. La vuole ricordare? È un ricordo molto brutto, perché un ricordo simile non l'avevo mai vissuto. In questo periodo, in quel periodo siamo stati accerchiati dal fuoco. Cuglieri era accerchiato dalle fiamme e quindi abbiamo perso le cose in quel modo. Solo io, uno dei più piccoli, ho perso 200 piante di olivo e tanta gente come me ha messo in ginocchio il territorio, ha messo in ginocchio la popolazione. Lei insieme ai suoi 30 compagni della compagnia, che cosa avete dovuto fare in quella notte? La notte siamo stati a supporto della forestale per poter cercare di salvare il salvabile, ma le fiamme erano troppo alte e non si poteva fare molto di più. E il vento era fortissimo per due giorni e quindi è stato un disastro e basta, niente d'altro. Tanta distruzione, ma si ricomincerà secondo lei? Spero che si possa, certamente siamo in ginocchio, ma cercheremo di rialzarci.